Bene, io invece, se Francesco mi permette, se non mi permette, va bene, farò il modo che me lo permette. Vorrei cominciare la trasmissione parlando un po' di notizie varie e vorrei riprendere un attimino il discorso che ho cominciato la settimana scorsa, appunto quella notizia di quel prete sfruttatore, di quel prete pederasta. Era notizia il giorno prima, perché non avevo neanche rassegna stampa, ho dovuto scaricare la notizia da internet. Allora vi leggo dalla Repubblica del 12 ottobre 2006. Quello che adesso è una specie di rovello per gli inquisitori è il sospetto che quando l'anziano sacerdote andava in questura a denunciare un extracomunitario chiedendo che fosse espulso perché dà fastidio oppure perché ruba e non c'è verso di fargli buttar via il coltello, in realtà volesse solo liberarsi di qualcuno che non accettava i suoi approcci e nemmeno di prostituirsi per lui. Un dubbio comprensibile ieri don Giuseppe Giacomoni, 81 anni, parroco supplente a Ruffio, una frazioncina di Cesena, fondatore e animatore dell'associazione Arcobaleno di Villa Marina di Cesenatico, che si occupa di marginali e disperati, soprattutto stranieri, è stato arrestato dalla squadra mobile di Forlì per violenza sessuale anche su minori e sfruttamento della prostituzione. Reati che, secondo l'accusa, il prete ha potuto compiere proprio grazie all'abito che porta e al ruolo all'interno di Arcobaleno, una comunità che fino a ieri godeva di fiducia indiscussa, persino quella del Tribunale dei Minori di Bologna, per il quale si occupava dell'affido in prova di giovanissimi condannati, un compito delicatissimo. Da quello che so, dice l'avvocato Giancarlo Savoia, don Giuseppe, attraverso la sua associazione, non ha fatto altro che recuperare giovani sbandati e aiutare persone che vivevano come bestie. Vivevano come bestie, procurando loro una casa decente. Ho già chiesto che sia posto ai domiciliari, lo prevede la legge per chi ha più di 70 anni, lui ne ha 81. Con don Giacomoni sono stati arrestati Giuseppe Farnedi, che tutti chiamano il commendator Roberto, 62 anni, proprietario della scogliera di Zadina Pineta, uno dei ristoranti più celebri della riviera di Cesenatico, e Dan John Cilen, romeno di 25 anni, accusato di aver trovato clienti agli ospiti di Arcobaleno, fatti prostituire sotto la minaccia di essere buttati fuori e denunciati perché senza documenti. Proprio una vecchia storia del commendator Roberto è diventata l'incastro vincente che ha portato alla scoperta di abusi. Il ristoratore qualche tempo fa aveva denunciato un giovane romeno per estorsione. Agli investigatori, però, il ragazzo, che è stato poi condannato in contumacia, ha raccontato di non aver cercato di estorcere nulla al commendator Roberto, se non un risarcimento, secondo lui, più che dovuto perché abbiamo avuto rapporti sessuali e io mi sono ammalato per colpa sua. Pertanto ricordate che questo personaggio ha fatto condannare il ragazzo. Quella vicenda riemersa di recente e incrociata con voci sempre più insistenti che coinvolgevano il prete e l'amico ristoratore hanno dato corpo all'indagine della mobile, che è stata supportata dai carabinieri di Cesenatico. È venuto a galla che un ragazzino di 15 anni tra l'ottobre del 2005 e l'agosto del 2006 sarebbe stato sistematicamente sottoposto ad abusi sessuali dal prete e poi ceduto al commendatore, violenze accertate secondo la polizia. Per il PM Alessandra Serra, il responsabile dell'associazione aveva un metodo efficace per convincere le sue vittime. La minaccia era più o meno questa: o vi prostituite o vi sbatto fuori dalla comunità, così addio alla regolarizzazione. Pressioni pesanti che avrebbero funzionato nella maggioranza dei casi. Le prestazioni al prezzo di 100-200 euro l'una venivano consumate in uno degli appartamenti di Don Giacomoni, al sesto piano di un edificio di Gatteo Mare, o all'interno della stessa associazione, che fino a 5 anni fa, prima di chiamarsi Arcobaleno, aveva un nome che oggi risuona come una presa in giro: il Mare della Speranza. Ecco, questo è il prete arrestato per abusi sessuali. Ora, tutte le comunità religiose praticano abusi
sessuali, abusi psichici, abusi morali, abusi di sottomissione, di violenza nei confronti di ragazzi, donne, emarginati, poveracci, drogati, in sostanza tutti quelli che non sono in grado di difendersi, tutte, indistintamente. Non c'è un'associazione religiosa cattolica che non pratichi la violenza sui minori. Ed è vergognoso che i magistrati continuano ad appoggiarsi ad associazioni cattoliche. È vergognoso, perché chi ha il crocifisso esposto dovrebbe essere indicato ad infamia dalla società civile per riabilitare, per nobilitare, per rendere pubblici quelli che sono la morale della Costituzione e non la morale di un pazzo assassino come il criminale di Nazareth. Ma e sai, qui me la sono tirata via. No, ma sai, il discorso, questo è interessante appunto per questo parroco di 81 anni, cioè sembra che non agisse da solo, ma che agisse appunto anche con appoggi esterni, poi sfruttando una comunità che era accreditata, il Corriere della Sera dice che era accreditata anche dal Tribunale per i minori, per i minorenni di Bologna, cioè lo dice il Corriere della Sera. Ma io vorrei ricordare che in quella zona è stato attivo contro la prostituzione e per cercare di riportare le persone alla moralità cristiana, un certo Don Benzi, che più volte è stato filmato, fotografato, nel tentativo di convincere i camionisti a non frequentare prostitute. Io voglio ricordare che questo Don Benzi, così impegnato a combattere la prostituzione, e che si presenta come salvatore delle prostitute sfruttate, ha fatto molto, si è impegnato, si è fatto molto vedere contro le prostitute e la prostituzione in generale, quella che avviene sulle strade. Fondatore di una comunità che si chiama Giovanni XXIII, Giovanni XXIII che passerà alla storia soprattutto perché fu uno che emanò un documento molto consistente, molto importante per coprire scandali di pedofilia. Si chiamava il Papa Buono. Quando un cristiano si chiama Buono, serve solo per coprire l'attività di pederastia, di pedofilia e basta. E voglio ricordare che questa comunità Giovanni XXIII ha istituito un numero verde contro il satanismo. Strano che questa comunità, che si chiama Giovanni XXIII, così impegnata e così attenta, che ha un numero verde contro il satanismo, non istituisca un numero verde, che probabilmente rimarrà muto, o si faranno le telefonate da soli, non so come faccia andare avanti un telefono del genere. Non metta su un telefono antipedofilia su quello che avviene nelle parrocchie o nelle comunità gestite da cattolici, da cristiani, da sacerdoti. E come mai queste comunità sono così presenti a Forlì, Rimini, Cesenatico, contro la situazione nelle strade e poi non vedono, non sentono, non percepiscono quello che accade in comunità religiose? Logicamente, probabilmente il Don Benzi avrà una certa età che gli impedisce di vedere queste cose, insomma. Poi logicamente fa il numero verde contro le sette sataniche e non so quanto lavoro ci possa avere. Sì, beh, ricordo che Don Benzi, io me lo ricordo, quella scena che fece a un Porta a Porta in cui parlava di 20-30 bambini spariti ogni anno, sacrificati a Satana ogni anno. E la polizia, dice: guarda, a noi non ci risulta, c'erano anche i poliziotti che stavano facendo delle indagini a Pescara, no? Su quel personaggio. Guarda che a noi proprio quella cosa non ci risulta, cioè non ci risulta che ci siano queste sparizioni. E lui che insisteva, praticamente o dava degli incapaci o degli incompetenti, insomma, chi ha praticamente il controllo del territorio, che era una cosa assolutamente vergognosa. E ricordo anche la scena finale di questo Porta a Porta dove a un certo punto, come si chiama il conduttore? Ah, Vespa, no? Tirò le somme di cos'era denunciato questo satanista di Pescara. Insomma, praticamente le denunce erano assolutamente irrisorie, cioè si parlava di due spinelli e di non so quanta altra roba. Cioè, comunque, rispetto al can can che ne fu fatto delle prime pagine di giornali per satanismo, per qualcosa, le accuse reali si riducevano a pochissima cosa, cioè a cose assolutamente irrilevanti. E in effetti Vespa a un certo punto ci rimaste un po' impietrito a questa cosa, perché si aspettava molto di più. In realtà
tutta la trasmissione ha dimostrato come tutta l'arma satanista fosse una bufala pesantissima, insomma, fu una truffa in pratica. Sì, e l'arresto di questo sacerdote appunto per violenza sui minori non è certo l'ultimo arresto, perché la presenza di arresti continui ce ne sono anche in Italia. Si è preferito silenziare anche il discorso appunto statunitense, che i processi vanno avanti alla grande, però logicamente, stranamente, questi cacciatori di sette, questi esperti di comunità, queste persone che vorrebbero difendere il mondo dei bambini e dei ragazzi, non dice mai una parola nei confronti della pedofilia cattolica, cristiana. Ricordiamo che è sotto processo anche il vescovo principale della Chiesa messicana, insieme ancora al vescovo di Los Angeles, già in plurinquisito. Cioè, in pratica, in giro per il mondo è tutto un gran merdaio dal punto di vista cattolico, ma veramente è qualcosa di schifido. E purtroppo ci sono sempre politici che rincorrono i voti a discapito della società civile, e quello è il dato di fatto. Comunque cambieranno anche queste situazioni. Francesco, a proposito, ci sono un paio di preti fatti a pezzi in giro per il mondo. Orrore a Bassola, prete decapitato e smembrato, non aveva condannato le parole del Papa sull'Islam. Poi un altro l'hanno ammazzato da un'altra parte. Hai qualche commento? Io ne ho 7-8, ma insomma. Il problema, dal mio punto di vista, è che ci sono due livelli che si stanno intrecciando, due giochi che i cattolici stanno facendo, anche abbastanza sporchi. Da un lato stanno creando una sincronia fra Islam, cristianesimo, cattolicesimo, eccetera, proprio per distruggere le società laiche e essenzialmente quelli che sono il corpus dottrinale delle costituzioni nazionali. E dall'altro lato, per far passare questo, c'è effettivamente uno scontro a livello di gente, di persone, che si stanno ammazzando l'un con l'altra. Vedi i cattolici che hanno ammazzato, che sono stati fucilati in Indonesia, responsabili di 122 morti, questo prete ammazzato per questioni religiose, oppure l'ultima aggressione, i missionari che sono partiti con mogli al seguito qui da Padova, in partenza da Padova un gruppo di terroristi, dal mio punto di vista, di volontari per l'Africa e l'America Latina, tra loro anche laici, che lasciano tutto per trasferirsi con la famiglia. Il gruppo c'è la foto qui, i missionari padovani Fedei Donum in partenza per la missione in Ecuador, con loro anche i piccoli Samuele e Gianluca. Cioè, questi sono dei terroristi che stanno andando a devastare il terzo mondo, a continuare a seminare la miseria, perché hanno bisogno della miseria per sentirsi qualcuno, per sentirsi forte, e naturalmente manterranno il paese nella miseria. È una guerra, si chiama guerra, non ha altri termini. Sì, d'altronde vedi, queste persone non partono per curiosità, per interesse, non partono perché vedono delle persone, ma partono perché devono convertire qualcuno. Partono per ammaestrare le persone. Sai, e poi a me non piace, cioè, d'altronde, sai, questa è una forma di integralismo, perché l'integralismo viene sempre attribuito a un'altra parte. In realtà il monoteismo è un integralismo in tutti quanti i sensi. Allora, dall'altra parte, appunto, abbiamo questi missionari che partono per nuove crociate, per nuove assurdità, per nuove imposizioni, e dall'altra parte si dipingono sempre i cattivi. Ma se io leggo la Corriere della Sera di mercoledì 11 ottobre, il Marocco lancia la guerra al velo. Via le raffigurazioni dei libri di scuola, il governo, il jihad è un segno politico. Dopo aver approvato la legge sulla famiglia che rispetta i diritti delle donne, il regno di Muhammad VI vuole ora scoraggiare gli abiti islamici. Ora, questo è un paese arabo, vabbè, con forte minoranza anche di popolazioni tipo i barberi che non sono arabi. Questo è un paese che fa delle scelte politiche nel portare dei diritti anche alle donne. D'altronde che il diritto di famiglia marocchino sia abbastanza avanzato, lo so per conoscenza diretta di alcuni marocchini. Però questo sarebbe un paese arabo, eppure in questo paese arabo c'è qualcuno che politicamente, in maniera, diciamo così, comincia addirittura a togliere le raffigurazioni delle donne nei libri di scuola, cioè, che è l'elemento base. Esatto, l'elemento fondamentale. Perché logicamente è inutile parlare di
aiuti, di sostegni, di grandi progetti, perché le cose si fanno in ogni momento nel quotidiano. E allora pensate cosa significa riuscire a mandare nella tranquillità il Marocco milioni di bambini, anche perché considerate la natalità. Esatto. Cioè non è che ci siano una minoranza di persone, perché questi paesi hanno percentuali altissimi di ragazzi che sono minorenni e che vanno a scuola. Allora, pensate cosa significa avere milioni di bambini che vanno a scuola e la scuola li insegna a essere laici, fra virgolette. Poi cosa succede? Che se qualche missionario col tentativo di salvare va a finire in Marocco, presta cosa? Presta un'emotivazione all'integralismo islamico per cercare di riformare anche la società, per cercare di imporre dei principi. Perché purtroppo i monoteisti sono sempre aggressivi, perché posso capire che uno vada nel paese per recuperare il patrimonio artistico, ma chi va in missione va nel tentativo di convertire, esatto, di pensare gli altri inferiori a se stesso. E quando tu parli col principio che tu sei superiore perché sei eletto, che sei la razza eletta, gli altri a un certo punto può anche dargli fastidio di essere considerati inferiori o bisognosi di salvezza. E allora nel Marocco ci può essere un regime politicamente molto repressivo, ci può essere, il Marocco può essere criticato per la storia ad esempio del Sahara spagnolo, del Sahara occidentale, però in campo civile dobbiamo riconoscere l'abilità di cercare. Cioè, e se gli arrivano 10 missionari che partono da Padova con lo scopo di convertire, che problemi creano in questo paese? Noi non dimentichiamoci che tutto il Nord Africa, ma anche parte del Medio Oriente, era estremamente laico dal punto di vista dell'Islam, diciamo. Beh, l'esempio era la Turchia, ma valeva anche per l'Iraq, valeva per la Siria, valeva per l'Egitto. L'Egitto ha un'impostazione assolutamente anche anomala rispetto a molti paesi. Poi il Marocco adesso sta venendo fuori con un'altra forma ancora, anche la Tunisia e l'Algeria avevano delle altre forme. Però se a questo punto gli sforzi che stanno facendo, no? Perché anche per loro è un patrimonio, certo, è un patrimonio da recuperare, perché le donne sono non sono solo la metà del cielo, sono l'essenza stessa di un sistema sociale. Quando tentano di fare degli sforzi per venire fuori da una situazione del genere, poi ti arrivano 50 bombardieri e buttano le bombe, chiaramente gli sforzi vanno a farsi fottere. Mm-hmm. E questo è che fa male. Cioè fa male vedere gli sforzi degli uomini che vengono annullati da interessi di terzi. Dopodiché si possono condividere gli interessi di terzi o meno, questo è un altro discorso, però bisogna prendere atto che in quelle condizioni una società civile arretra. Cioè sotto le bombe si arretra sempre. Almeno nelle condizioni in cui siamo adesso. E una cultura aggredita si difende sempre. Esatto. Di conseguenza i missionari vanno soltanto a creare problemi, creare ostacoli, esatto, e vanno a impedire quei piccoli progressi che potrebbe fare la società. Voi provatevi un attimino a pensare di vivere in un ghetto di un qualsiasi paese del terzo mondo, no? Cioè proprio vivere nella miseria, e siete circondati da altre persone che vivono la stessa miseria. C'è comunque una solidarietà all'interno della miseria. Poi ti arriva uno che può avere 10 euro al giorno, quello che loro prendono magari un mese di stipendio, forse anche due mesi, tre mesi, e questo con i suoi 10 euro, che qui in Italia sarebbe niente, comincia a espandere, favorisce uno, lo mette in contrapposizione con l'altro. Uno lo rende più forte, l'altro lo rende più debole, quest'altro lo ricatta, l'altro lo minaccia. Questo tutto quanto quello che era il quartiere della periferia, un quartiere degradato, chiaramente si creano delle divisioni conflittuali molto forti, ed è questo che fanno i missionari in giro per il mondo, cioè creano delle divisioni. Chiaramente a un certo punto cosa succede? Che quando una divisione vai a toccare i poveri, nelle loro emozioni, nei loro sentimenti, là ti viene fuori il coltello, perché le persone che vivono in quelle condizioni, ricordatevi che non hanno niente da perdere, cioè più vivere nella miseria, più vivere nello schifo in cui stanno vivendo, visto almeno dal nostro punto di vista, magari per loro se fosse solidale potrebbe essere anche un punto di partenza. Quando ti arriva qualcuno che ti ricatta, qualcuno che ti appesantisce il sistema di vita, qualcuno che divide per dominare, per minacciare, solo perché ha 10 euro al giorno a disposizione, chiaramente è facile che venga fuori il coltello e ti ammazzi, ma è anche giusto che ciò sia, perché non puoi trasformare le persone in bestiame. Se noi condanniamo il delitto, dobbiamo condannarli tutti i delitti,
perché delitto, un delitto, un omicidio è la privazione del tempo di vita di una persona. Quando uno arriva nel ghetto con i soldi e minaccia e costruisce delle contraddizioni, ruba il tempo alle persone, le sta uccidendo. Dal punto di vista della filosofia e della religione noi dobbiamo parlare in questi termini, poi dal punto di vista della giustizia questi sono altri termini ancora, ma dal punto di vista della religione ricordate che il missionario ruba il tempo alle persone in cui va là ed è assassinio. Sì, e anche poi ricordiamo sempre che poi nel momento in cui creano povertà poi sicuramente hanno delle figure da dare come esempio nelle pubblicità per l'8 per 1000. Serve appunto anche di parlare con il discorso dell'8 per 1000. E difatti cosa succede? Quante campagne sono state fatte sul discorso dei bambini sfruttati nel terzo mondo? E allora, leggo dal Corriere della Sera del mercoledì 11 ottobre che a forza di insistere qualcuno ha preteso di impedire ai bambini di lavorare. Però viene fuori e fa le ONG bambini schiavi, il lavoro li salva. Perché se impediamo, certo sono d'accordo con voi che non è certo bello vedere un bambino sfruttato, però ricordiamo che tra tutti questi bambini sfruttati esisterà sempre un piccolo gruppo, qualcuno, un individuo che sarà capace di fare qualcosa, di essere capace di comprendere la sua realtà e di cambiarla. Ma se questi bambini non lavorano, cosa diventano? Diventano dei piccoli mendicanti, diventano di gente che dipenderà dagli aiuti. Il problema è... Noi dobbiamo decidere se il fatto che i bambini non lavorino sia dovuto perché costruiamo delle condizioni affinché i bambini possano non lavorare o se è dovuto solo per il fatto che noi vogliamo creare un'ulteriore miseria privando quelle famiglie anche di questo. Perché non dimenticatevi che fino a poco tempo fa le donne e gli uomini andavano a lavorare in età prestissima. Mia madre è andata a lavorare all'età di 7-8 anni. Per cui mia madre, bene o male, si parla di 50 anni fa, non è che si parla una vita. Se voi private le persone anche di quel reddito, è certo che è sfruttamento, ma eliminate le condizioni affinché avvenga lo sfruttamento. Finché voi Ratzinger continuerà a costringere le persone a non usare preservativo, chiaramente le condizioni delle nascite delle persone saranno superiori a quelle che le società potranno sopportare e ci sarà la miseria che fa comodo alla Chiesa Cattolica. Sì, e parlando appunto di questi bambini che non potranno più lavorare, qualcuno dice così finiranno per strada e poi si presenterà la madre Teresa di Calcutta che li accoglierà, che li indirizzerà, che cercherà di farli adottare, che si presenterà come santa, che gli daranno il premio Nobel per la pace perché aiuta questi poveri. D'altronde i poveri li avrete sempre con voi, disse il criminale Gesù Cristo, e l'interesse avrà sempre i poveri con loro. Cioè, del fatto che questi bambini possono imparare un loro futuro, possono venire fuori o che siano capaci di acquisire conoscenza, cultura, informazione per cambiare la loro società, non importa. L'importante è che rimangano poveri, perché dopo sicuramente i bravi missionari si faranno vedere quel bambino sofferente in braccio e chiederanno l'8 per 1000, chiederanno il sostegno, direte ma vedete chi i missionari servono. In realtà i missionari servono per mantenere appunto la povertà. Perciò quando fanno campagne emotive con le foto dei bambini che vengono sfruttati, sono immagini bruttissime, però noi contribuendo alle missioni riusciamo a aiutarli a cambiare? Assolutamente no, li rendiamo schiavi di un nuovo mercato mondiale di tipo religioso. Beh, se qualcuno vuole leggersi un po' la storia dell'industrializzazione, il ruolo dei bambini nell'industrializzazione europea, può capire come avviene le cose. Poi magari succede che le cose possono cambiare. A proposito, una notizia che ho avuto per televisione durante la trasmissione, credo sia Santoro, c'era una tizia che faceva un lavoro co-co-co, cioè qui a progetto a Bologna, se non vado errato, e il suo, bilaureata, insomma, quello faceva, e il suo lavoro era quello di impostare dei progetti di visita ai musei di Bologna, no? E questo lavoro suo per i bambini, per i ragazzi delle scuole, per cui un lavoro anche interessante, cioè gli organizzi dei percorsi formativi all'interno dei musei di Bologna. Ebbene, il lavoro, questa qua finirà di lavorare perché questo progetto non è più finanziato, perché prima questo progetto veniva finanziato con l'8 per 1000 che andava allo Stato. Sì. Cioè l'8 per 1000 che andava allo Stato, una parte, adesso vi dico quella notizia che ho avuto io guardando un attimo quella trasmissione, c'era Francesco, allora Francesco mi dirà tutto, è servito a finanziare anche le visite dei ragazzini ai musei,
fate un po' voi, firmare per lo Stato conveniva. Sì, conveniva, no? Difatti appunto Claudio, fra le tante cose, sapete che la manovra finanziaria è molto criticata da varie parti, e se noi dobbiamo fare una critica la facciamo con il costo dell'8 per mille. Allora, il Sole 24 Ore, che si occupa appunto di tributi, perciò è una lettura un po' particolare, ha dedicato parecchi articoli a questo fatto. Cosa succede? Che l'8 per mille destinato allo Stato, lo Stato l'ha requisito e lo andrà a destinare a un fondo particolare per quanto riguarda, mi sembra, i piloti dell'Alitalia. E il Sole 24 Ore scrive in data appunto venerdì 13 ottobre: alla Camera saranno proposte modifiche per ripristinare la destinazione del fondo a finalità sociali. Ma quello che è più grave per me è che questa scelta di deruttare l'8 per mille allo Stato verso destinazioni non sue, nel senso che il Sole 24 Ore dice fa i pochi resti dell'8 per mille, come hanno cancellato il 5 per mille per le stazioni culturali, hanno fatto appunto questo tentativo di rapina. E pensate che rimarranno destinate a finalità sociali solo 4,7 milioni di euro sugli 89 complessivamente di contributi destinati allo Stato, che vuol dire che proprio sono briciole. Pensate che nel corso del 2006 c'erano 888 progetti sociali ritenuti meritevoli per il 2006 e solo 25 sono stati finanziati, cioè non progetti in ambito campati per aria o strani, ma progetti fra i tanti presentati, 888 progetti sociali ritenuti meritevoli, e poi non parliamo di grandi cifre, perché qua si parlava di 89 milioni di euro. Bene, io penso che questa scelta non sia stata fatta a caso, per un errore, per un politico distratto e per un tecnico incapace, che ce ne sono tanti, ma per favorire l'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Perché logicamente, gestendo così male l'8 per mille allo Stato, gestendo in maniera così inadeguata, sapendo che verrà dirottato su categorie sociali che non godono di molta considerazione, cioè, anche perché sappiamo come sono state gestite le strutture pubbliche, cosa succede? Che tra l'altro pensate che questa nota è stata inserita all'interno dell'articolo 186 al comma 69, cioè di conseguenza ben camuffata. Ma dopo la Chiesa Cattolica potrà benissimo dire: ma se voi finanziate lo Stato, se voi sostenete lo Stato, questi soldi non vanno per oneri di utilità sociale. Di conseguenza gli unici che vanno a oneri importanti è la Chiesa Cattolica. Per me l'hanno fatto per scoraggiare tutte quelle associazioni, perché voglio ricordare che proprio quest'anno per la prima volta l'UAR, il va riconosciuto l'intelligenza, ha fatto una campagna a pagamento pubblicitaria sui giornali per far destinare l'8 per mille allo Stato. E allora sicuramente non è un caso che questa finanziaria venga fatta buttando dentro sul fatto che qualcuno porti via i soldi, proprio perché moltissime associazioni esistevano. Pensate che ad esempio le richieste di finanziamento erano state 1600. Significa che con quei pochi di 89 milioni 1600 iniziative pensavano, potevano andare avanti, tra cui questa, io non l'avevo vista la trasmissione perché non lo conoscevo, questo che organizza percorsi appunto nei musei. Allora sicuramente quest'anno la Chiesa Cattolica potrà dire: ma vedete, i soldi di l'8 per mille non servono, dateli a noi. E questo sarà, per me è un favore fatto alla Chiesa Cattolica, è un tentativo di scoraggiare tutti quelli che vogliono far dimostrare pubblicamente il consenso verso lo Stato e verso iniziative diverse. Perciò chi ha possibilità, chi ha voglia, chi ha interesse, io gli segnalo questa anomalia, e visto che non è ancora legge, visto che appunto se ne parlerà in Parlamento, chi ha interesse e possibilità di fare pressione sui politici li faccia un attimino anche valutare questo. Quello che appunto trovo anomalo è che purtroppo sia solo un quotidiano come il Sole 24 Ore nella rubrica norme e tributi. Norme e tributi. Sì, nel senso, vedi, anche qua norme e tributi c'è l'articolo. Sì, perciò sì. Cioè, significa che anche l'interesse dei giornali cosiddetti laici non c'è stato. Non c'è stato ancora. Ecco, questo è anche significativo. D'altronde sai, che ci sia un tentativo di riportare tutto in ambito cattolico, in ambito cristiano, lo vediamo da quello che ha detto il tuo compaesano. Dimmi, cosa ha detto il mio compaesano? Il tuo compaesano, il cardinale Angelo Scola, ha detto: Scola, vanno salvaguardati gli ospedali religiosi, i più innovativi.
chiuse virgolette. Ecco, io non so, e appunto Scholl si lamenta. Ma la scuola aveva già detto che bisogna chiudere la scuola pubblica per verso la scuola privata. Domenica 8 ottobre, Corriere del Veneto, il monito del patriarca lo chiama, aperte virgolette, vanno salvaguardati gli ospedali religiosi i più innovativi, chiuse virgolette. I più innovativi. Sì. Sì. E anche in questo senso ricordo che è proprio recentissima la manifestazione fatta appunto a Venezia per difendere la legge 194, la legge sull'aborto. Erano 3.000 persone comunque. Secondo la questura, secondo altre fonti erano di più, insomma. Come sempre. Abbiamo avuto il problema anche con Cittadella. Con Cittadella, sì. Che le forze dell'ordine, la questura dava 10-15.000 persone, in realtà erano 30.000. Insomma, sì, persone. Però secondo me, ti ho spiegato, secondo me c'è una due valutazioni diverse, no? Cioè gli organizzatori hanno calcolato la partecipazione della giornata, la questura ha praticamente dichiarato la partecipazione in un solo momento della giornata, in un solo momento c'erano 15.000 persone, in tutta la giornata erano più di 30.000. Però è anche, vedi, tornando sul discorso del punto di scuola, il fatto che da una parte il pubblico, il politico voglia fare una legge per portare il Movimento per la Vita, che reputa delle donne peccatrici, che compiono reati, perché loro, secondo loro, commettono un atto di omicidio, l'aborto, che voglia portare a presidiare gli ospedali in cui si fa l'aborto, che poi non sono tanti, sono pochi, perché purtroppo esiste anche l'obiezione di coscienza e molti medici non sono disponibili a praticare l'aborto. Allora, da una parte si portano a presidiare con le varie milizie cristiane gli ospedali per impedire l'aborto, dall'altra parte qualcuno tira fuori che vanno finanziati, sostenuti, considerati più innovativi gli ospedali religiosi. Certo che se anche nella sanità dovessimo introdurre il principio di ospedali religiosi, sicuramente non so se la sanità potrebbe essere garantita in maniera laica. Abbiamo qualche problema. D'altronde non lascerà il passo il cristianesimo così facilmente. E perciò questa è un'altra realtà particolare, in cui significa che anche la sanità, come la scuola, come in molti altri campi, si cerca appunto sempre quello di portare tutto quanto a una dimensione religiosa. D'altronde la volontà di cristianizzare, di battezzare il mondo, di salvificarlo è sempre più esperto, è sempre più presente, insomma. Beh, ti ricordo che è stato dato il premio Nobel per la pace a Janus, che non è un religioso, se non altro. Janus è un personaggio che si è inventato il prestito senza interesse nei paesi tipo Bangladesh, tipo India, tipo paesi poveri, a interessi zero, a interesse zero, e dando soltanto alle donne, però. Risultato, il suo sistema ha finanziato migliaia, direi decine di migliaia di persone, dalla macchina per cucire alle piccole puttanate, che hanno potuto un po' sistemare la situazione familiare o la situazione di miseria. La cosa strana, o comunque la cosa che dovrebbe far riflettere certe banche, è che nonostante praticamente desse soldi senza garanzie, praticamente il 93% dei prestiti sono stati rimborsati. Sì, le parti di insolvenza è molto molto bassa. Per cui fate un po' voi, credo che serva anche alle banche per riflettere un pochino su questo. Beh, sai, è ben difficile con tutte quante le grandi finanze che ci sono, con tutti quanti gli interventi che ci sono anche in campo bancario, perché sappiamo com'è la finanza cattolica, com'è presente, come insiste, come cerca di condizionare tutte quante le cose. D'altronde, sai, abbiamo il signor Anziger a Verona, e il Corriere della Sera, mercoledì 11 ottobre, un polo cattolico, banche e assicurazioni, la tentazione della finanza di Verona. Sì. E perciò probabilmente la logica, sai, delle banche non cambia solo per condizioni di mercato, ma cambia anche per condizioni culturali e soprattutto per condizioni religiose. E il fatto appunto che da noi esistano banche che sono completamente in mano
a realtà cattoliche. Abbiamo avuto gli scandali di una parmata di un tanzio molto devoto. Abbiamo avuto quegli scandali, penso che ormai cioè io almeno non so chi si fida a usare le banche e fare investimenti delle banche, fatti suoi. Cioè io personalmente non mi fido assolutamente. Però cosa vuoi fare? E comunque sapete appunto che stranamente si parla di un polo cattolico banche e assicurazioni a Verona, e stranamente è arrivato un qualcuno da Roma proprio in questi giorni. Cioè, stranezza, cioè neanche una settimana fa si parlava di questo, e già giovedì, strano che arrivi di giovedì poi qualcuno, strano che arrivi di giovedì qualcuno a Verona. Beh, sai, in fondo siamo stati per Ratzinger da 10 anni la sua più grande fonte di raccolta informazioni, per cui non penso che abbia ascoltato poche persone contro, cioè che non sono d'accordo con i cristiani come ha ascoltato noi, insomma. Ecco, di conseguenza sapete che, tanto per darvi un po' di notizie, riporta il Corriere della Sera, dice è il nuovo colpo della finanza cattolica, per il momento è la grande detenzione, fra pochi giorni o al massimo entro fine mese si saprà se nascono il polo bancario assicurativo che la Popolare di Verona Novara vuole costituire aggregandosi alla BP, la Banca Popolare Italiana di un certo Fioroni, non so se lo sapete, e la Compagnia Cattolica. L'operazione darebbe vita al primo gruppo di Banca Assurance con oltre 16 miliardi di capitalizzazione, 2.000 sportelli, 5 miliardi di premi. Questo stranamente succederà entro fine mese, e oggi giovedì arriva a Verona il signor Ratzinger. Probabilmente darà la sua benedizione, speriamo che appunto sia così gentile nel sostenere questo. Ma d'altronde, che la tendenza del mercato sia la tendenza del monoteismo, l'abbiamo sempre detto, perché abbiamo anche fenomeni non soltanto italiani. È uscito un nuovo libro che parla della religione come affare, si chiama Dio, Patria, Ricchezza, ed è di Massimo Gaggi, e parla appunto di quello che viene considerata la nuova Gesuland, cioè la nuova terra di Gesù, che è negli Stati Uniti. E nella piccola presentazione di questo libro dice il 95% degli americani dichiara di credere in Dio o nell'essere supremo, e per il 59% la religione è molto importante, mentre lo è solo per il 21% degli europei. E Massimo Gaggi, nel suo Dio, Patria, Ricchezza, Rizzoli Burr, ha raccolto attraverso 25 suoi ritratti cosa fa e pensa questa grande Gesuland americana, concentrata nell'area centrale degli Stati Uniti, ma presente ovunque nel paese. Il rapporto fede politica con il voto evangelico è arrivato nel 2004 al 40% dei suffragi raccolti da George Bush per la rielezione. E la forza di un'America che sulla sintesi tra religione, patriottismo ed economia riesce a trovare l'energia per continuare una leadership mondiale ormai quasi secolare. E come vedete certe cose vengono affrontate proprio perché c'è la visione della salvezza, dell'imposizione di essere il popolo eletto. E questo deriva dal fatto di avere un riferimento in una religione monoteistica. Il popolo eletto, ho sentito una dichiarazione di Bush, non so quanto l'abbia recepita in maniera corretta, in cui diceva che lo spazio sarà vietato alle nazioni che non sono amiche degli Stati Uniti. E poi il commentatore televisivo, nel dare la notizia, diceva perché fa un satellite spia americano è stato accecato da un raggio laser cinese. Cioè, ora io prendo la notizia così com'è, no? Cioè, si tratta di guerra di spie, uno scontro di spionaggio che non ha niente di particolare, però io mi preoccuperei un pochino, perché se con la tecnologia che hanno i cinesi sono riusciti ad accecare un satellite spia americano con la tecnologia che hanno gli statunitensi, forse gli statunitensi dovrebbero preoccuparsi un pochino che non fare i dominatori del mondo. Probabilmente, sai, è stata qualche discoteca che ha messo sul raggio là. È stato il fatto che ciò è successo. No, il problema è un altro, cioè negli Stati Uniti è nato il 300 milionesimo bambino, la Cina, fermando le nascite, sono 1 miliardo e 300 milioni.
se, non so, io se fossi Stati Uniti ci rifletterei un po', perché gli uomini vanno affascinati, vanno conquistati in quanto persone importanti, persone che sono in grado di dare un contributo psichico emotivo alla società. Conquistarli con le bombe, con i bombardamenti, è forse la cosa peggiore di rapportarsi con le persone. Ma forse qualcuno si immagina, creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, cretino e deficiente, e non si rende conto che gli uomini vanno conquistati e non ammazzati. Però là non ci posso fare niente, posso solo fare delle constatazioni. Sì, io vorrei anche inserirmi in questo senso. Noi sappiamo purtroppo che ormai la nostra cultura, la nostra società, anche la politica, è invasa da temi di bioetica. Allora, è un tema molto caro ai cattolici, perché con la scusa della bioetica sono in grado di impedire tutto. Basta pensare appunto che le commissioni di bioetica al Ministero della Sanità, per quanto riguardava la fecondazione assistita, avevano la massima componente di elementi cattolici e cristiani. Bene, sappiamo che la bioetica praticamente è sempre una presunzione, un'imponenza o un imporre sulle cose una certa visione religiosa. Allora, questa scienza è morale, assurda perché la scienza è una morale monoteistica, comincia ad avere, almeno all'estero, dei critici. Ed è recentemente uscito negli Stati Uniti un libro che tradotto significa Contro la bioetica. Come si presenta questo libro? Dice: 30 anni fa si diceva che la medicina avesse salvato l'etica, ma secondo John Bannon del MIT, i comitati nati da allora hanno ispirato per lo più leggi e decisioni dannose controproducenti. Allora, pensate appunto che noi pensiamo che il problema della bioetica sia un problema esistente in Italia. In realtà, purtroppo, la figura criminale di Cristo ha sempre insegnato che gli altri devono soffrire, e con la scusa della bioetica si sono imposti principi morali, valori religiosi che appartenevano solo a una minoranza o a persone che dell'umanità non interessava niente. Ricordiamoci appunto anche il recente referendum sulla fecondazione assistita, dettato appunto da motivi religiosi camuffati da bioetica. La bioetica serviva soltanto per imporre la ricerca scientifica e la cura delle malattie. D'altronde, con la bioetica poi si arriva che il cardinale a scuola dice salviamo gli istituti religiosi, ma io vorrei ricordare che è salito agli altri gradi del potere vaticano un certo Bertone, che fece molte polemiche per quanto riguardava gli istituti medici gestiti da religiosi. Il fatto stesso che prima di salire ai massimi gradi vaticani, Bertone disse che metteva all'atto, allo studio, un qualcosa per cercare di contenere anche quanto rimaneva sulla legge della fecondazione assistita. Perciò stiamo attenti quando ci parlano di valori, di principi bioetici, soprattutto quando servono per imporre sofferenza alle persone, perché la bioetica è stata scomodata e abusata per il discorso anche dell'eutanasia, cioè le persone che non possono disporre della loro vita, persone che coscientemente scelgono di non fare. Basta pensare, ad esempio, qualcuno può fare un testamento biologico e si contesta il fatto che uno possa, in coscienza, in libertà, che possa con intelligenza e in momento di salute disporre della propria esistenza. No, questo non si può fare, perché della propria esistenza i monoteisti dicono che dispone soltanto Dio, di conseguenza se Dio ti fa soffrire devi soffrire. E ora stiamo attenti quando ci tirano fuori discorsi bioetici, valutiamo sempre invece con un occhio molto attento se rientra o no nei benefici, nella felicità e nella possibilità di vita dignitosa delle persone. Questo va detto proprio perché questa bioetica comincia a essere un attimino un po' troppo invadente e si capisce cosa va a veicolare. Bioetica. Bisognerebbe farla, sì, una bioetica, ma per proteggere l'uomo deve essere padrone di se stesso e non un oggetto posseduto da altri. Purtroppo la bioetica, cioè l'etica imposta dalla Chiesa Cattolica, gli impone lo stupro di donne e uomini, costringe uomini e donne a non essere padroni del proprio corpo, padroni della propria vita, padroni delle proprie scelte. Tutto deve dipendere dalla volontà di quel pazzo e cretino che è il Dio dei cristiani, e guarda caso la volontà del Dio dei cristiani è la volontà di Ratzinger, gentaglia accusata di pederastia, e di preti che praticano la distruzione della società civile. Poi magistrati di Bologna che fanno leggi col crocifisso alle spalle, cioè fanno
applicano leggi col crocifisso alle spalle e dicono agli imputati: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. E danno fiducia a chi? A uno che stupra bambini, che va nelle questure a denunciare Tizio Caio per ricattarlo. Beh, mi sembra un po' squallida la cosa, no? Provate un po' a rifletterci. Posso parlare, visto che parlo male della finanziaria, posso parlare male di un ministro? Ma parla male tu. Allora, sai, io... Perché puoi parlare male? Noi non parliamo mai male. No, nel senso che totalmente... Indichiamo delle cose che non vanno. Non possiamo certo elogiarlo. Vabbè, ma quando un ministro mi dice consumiamo meno droga ci sarà meno offerta. All'eroina dei giovani... Dai, chi è questa? No, no, scusa. Dai, non ce l'ho. E quando dice, non sono interessato alla privacy di squali maschi di a caccia di ragazze a pagamento. Cioè, sinceramente, quando dice all'eroina dei giovani privi di identità si va sostituendo la cocaina, che non è lo stupefacente dei poveracci, ma di chi vuole trascorrere un weekend a tutta birra o vuole caricarsi sniffando un po' di polvere bianca prima di affrontare un incontro importante. Cavoli, oh. Sono maci, allora se vanno povere bianche. Sì, ti dico. E questo, cioè, allora, queste due frasi messe così in una lunga intervista del il ministro è un certo Amato, il ministro degli interni. Però sai, io mi dico, ma come si può dire non sono interessato alla privacy di squali di maschi e cacci di ragazze a pagamento? E io mi domando, ma perché questi squali di maschi hanno bisogno di andare con prostitute? Le prostitute sono lì come tentatrici, sono lì che sconvolgono la morale. Questi vanno a prostitute perché ci sono le prostitute? O vedi, c'è un'educazione sessuale che manca, una cultura cattolica che... Vedi, il vero problema in questo paese è che non è ancora scattata una denuncia perché definisce una donna prostituta. Chiunque. È questo che non si è ancora riusciti a capire. Sì, no, ma vedi, io mi porrei appunto un problema di dire, ma scusa, se ci sono le prostitute, non creano il mercato. Cioè il mercato, perché se esiste una certa richiesta e se questo mercato ha successo, se questa azienda non è fallimentare, ci sarà un motivo che non è un motivo di ordine pubblico. No, è un motivo di oratorio. Finché ci saranno gli oratori e le parrocchie, ci sarà sempre bisogno di prostitute. E allora, scusa, è dato di fatto questo. Certo che finché manderemo gli insegnanti di religione all'interno delle scuole scusate, Bene, dai. Purtroppo chiamate fuori orario. Cioè, certo che veramente è un modo di affrontare le cose in maniera particolare. Cerchiamo di capire perché, ad esempio, è stata approvata una legge che vietava le case di tolleranza. Derivava sempre da una visione moralistica. E pensiamo che poi queste persone siano sempre sfruttate. Perché dobbiamo definire squalidi? Cioè, nel senso, e perché le persone hanno bisogno di questo? Un politico dovrebbe essere attento a queste cose, dovrebbe avere la capacità di percepirle e soprattutto dice qua rientra sempre nella volontà cattolica di punire chi frequenta le prostitute e perché è un reato, perché dove esiste il reato se due scelgono liberamente un rapporto a pagamento? Esiste no, perché la morale cattolica lo no, vieta il rapporto in Italia non esiste il reato per frequentare donne a pagamento. Il reato esiste soltanto per sfruttamento della persona, cioè chi sfrutta delle persone, le costringe a fare delle cose e ne trae un beneficio, questo è considerato un reato, ma non esiste un reato per avere rapporti sessuali a pagamento fra adulti consenzienti dove si mettono d'accordo sul prezzo. Infatti tutte quante le aberrazioni sono state fatte dai vigili urbani e da altra gente che perseguitano le macchine che si fermano, perseguitano le donne per strada o gli uomini o i travestiti per strada in maniera illegale, in maniera scorretta e in maniera da fare del terrorismo, perché si chiama terrorismo puro e semplice, divieto di fermata per accordi di prostituzione, è terrorismo, è illegale, è una porcata che viene fatta in maniera violenta, in maniera criminale, dovrebbe essere perseguita, ma chi gliene frega perseguire chi fa del male al ragazzino? Che gliene fregava i magistrati di Bologna verificare cosa faceva sto prete? Non gliene fregava niente finché il bubone non è scoppiato.
Cioè, le violenze, gli atti di terrorismo fatti alle persone deboli sono tollerati dai magistrati, non sono tollerati quando le persone deboli si ribellano. Me l'ha detto chiaramente un magistrato, a me personalmente, per cui non c'è problema, sta ancora là a fare altre porcate oltre a quelle che ha già fatto, insomma. Pertanto gli atti di terrorismo in questo paese sono tollerati finché vengono fatti a persone che non si possono difendere. Dopo, quando le cose recano scandalo, no? Vengono conosciute, la polizia scopre, un poliziotto ci mette il naso, un magistrato vuol vederci chiaro, allora scoppia il bubone e allora le persone si indignano. Perché bisogna prima che ci sia tanto danno alle singole persone, tante offese profonde, perché qualcuno si indigni. E poi magari qualcun altro piglia questa indignazione e la gioca per i propri interessi. Allora gli fa vedere questo o quello a seconda dei suoi interessi. Va bene, dai, vai Francesco. Possiamo dare una notizia positiva. La notizia positiva? Sì. Allora, io parto. Lui è tornato in Italia. Parlo di Carlo Ginzburg. Lascerà l'università americana e dal mese di novembre sarà alla normale di Pisa. E penso che comunque lui ha dato una bella frase, visto le dichiarazioni dei politici, dice: il paese a cui si appartiene è quello per il quale uno può provare vergogna. E questo potremmo, visto le indicazioni dei fatti di cronaca. I fatti di cronaca, siamo molto, sì, in effetti proviamo molta vergogna per questo paese. Forse comunque, diciamo che io sono contento perché Carlo Ginzburg è uno studioso di microstoria. È famoso per il suo libro, appunto, la storia notturna di Cifrazione del Sabato. Storia notturna, i benandanti, i formaggi e i vermi. Comunque è già il fatto importante che scelga di tornare in Italia e penso che l'università, la scuola, la cultura italiana possa trovare un giovamento. Soprattutto proprio perché lui riesce a fare cultura, riesce a fare storia con la microstoria, cioè con le piccole storie. E allora è inutile andare a discutere di grandi principi quando non sei capace di vedere delle piccole storie che sono significative, che sono esemplari. E sul ritorno in Italia io spero che possa servire anche a molti intellettuali. C'è un libro comunque che ha pubblicato adesso in Italia, un altro, però non so il titolo né l'autore. Comunque dai, questa è una notizia positiva, nel senso che almeno la cultura italiana avrà qualcuno che almeno fino adesso ha sempre dimostrato di essere attento alla storia ed essere capace e soprattutto perché tornerà a insegnare e di conseguenza spero che ci sia la possibilità di avere un maggiore contributo alla cultura italiana. Questa non è una notizia positiva, Vabbè, dai, te ne do una io invece che fa un po' più schifo.